Eccoci qua, voglio di essere insieme questa mattina, appuntamento in diretta oggi con quattro chiacchiere con il nostro candidato, finalmente è arrivato Mario Landriscina, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti quelli che sono. Preso l'elicottero. No, questo sarebbe interesse privati nati in ufficio. Ah, ecco, allora partiamo subito da qua, ma cosa costa un decollino di quelli? Beh, se calcoli che la macchina di cui siamo dotati e che la Regione Lombardia ci ha messo in campo costa 12 milioni di euro. Ecco, quello è il giocattolino lì. È chiaramente una macchina di grande portata, ha delle grandi prestazioni e forse un successo, anzi senza forse, è un successo della nostra azienda nazionale nel mondo, veramente di profilo eccezionale. Si chiama macchina intermedia, ce ne sono più grossi, ce ne sono più piccoli, questa è l'ideale per fare soccorso. Quindi che è una Augusta. È una Augusta Westland A139. Bello. Quante persone porta? Nella versione sanitaria, lo sfortunato, diciamo, di turno. Nella versione sanitaria porta sempre due piloti, porta uno specialista vericellista, un membro del soccorso alpino, un rianimatore e un infermiere. Ed inverno anche un'unità cinofila, che vuol dire conduttore più chiaro per la ricerca sul volante. E sono tutti sempre pronti via? Sempre pronti alla partenza, devono decollare al massimo in 2 minuti. Velocissimo. Beh, insomma, questo il tempo è un elemento con cui combattiamo tutti. E quanto tempo ci vuole per scaldare i motori del mondo? A seconda della stagione, da 3 a 4 o 5 minuti, anche per le temperature esterne, sì. E quindi adesso ogni volta decolla dalla piattaforma del 118, no? Sì. Se deve andare a Sant'Anna e se può finalmente atterrare sul tetto, viene adesso da tempo ormai anche sì, e diversi altri ospedali della rete ospedaliera di riferimento hanno le piattaforme sopraelevate, quindi si raggiungono, e questo vale anche di notte, perché la grande novità di questo servizio è stato che da un anno vogliamo, un poco meno insomma, vogliamo qui presenti i notturni. Quindi si vede di notte come di giorno, i piloti naturalmente. Perché hanno anche un brevetto particolare per questo. Devono fare una formazione molto accurata e possono utilizzare questi strumenti solo per un superato degli step. Certo. Interessantissimo, e quindi poi penso che anche atterrare nelle condizioni di quel genere lì sia piuttosto complesso, soprattutto di notte sono solo atterraggi preordinati, di giorno invece si va ovunque e col vericello si girano i soccorritori. Interessantissimo. Allora, senti Mario, il primo motivo con cui partiamo oggi è una colonna sonora, hai scelto un pezzo? Sei legato particolarmente a questo motivo? Ti ricorda qualcosa? Certamente, sono tutti pezzi che mi ricordano. Intanto, come vedrete, non sono pezzi recentissimi, tranne uno cui sono particolarmente affezionato, ricorda la gioventù, l'infanzia oppure anche le emozioni. Ogni pezzo ci lega delle emozioni, non so quale quest'epio mandare. Cos'è? C'era una volta in America. Beh, questo è un pezzo che veramente mi coinvolge tantissimo. Bellissimo. Una colonna sonora che ha fatto storia. Stavi entrato Alessandro a confonderci le idee e il motivo si è subito troncato così come è nato. No, stavo dicendo che un pochino mi commuove questa canzone. Hai scelto un bellissimo pezzo. Ho scelto un pezzo che racconta storie, non solo del cinema, che in questo caso hanno portato un successo incredibile di pellicole e anche di colonna sonora, ma storie di lavoro, storie di amore, storie di persone di una volta che cercavano di farsi strada, no? Sì. E quindi che danno delle emozioni anche riportate all'attualità di oggi e che possono far pensare alla storia di ognuno di noi, se ci pensi in fondo, perché poi ognuno si riconosce in qualche cosa e quando sente la musica la rivive. Questa straordinaria possibilità, insieme agli odori, ecco, a questa straordinaria opportunità di farci tornare indietro in quel momento, nel tempo. Come hai fatto tu un attimo fa? Mi sei venuto in mente quando ci siamo incontrati per la prima volta negli anni 80, l'altro giorno. Siamo due ragazzi il giorno, io sono venuto qui, basta guardarmi qua, faccio vedere bene, volevo qualche cura, sei medico, tirami fuori qualche meraviglia. E ai tempi erano i primi periodi dell'elicottero, del soccorso, mi ricordo, e come spesso capita, guarda caso, con la politica immagino, ci fu un momento di difficoltà, no? Sembrava che dovessero spostarlo, portarcelo via, e per noi era anche un fiore all'occhiello. No? Però è stata una bellissima battaglia insieme, perché anche grazie a voi, anche grazie alla tua particolare sensibilità in quei tempi, e quindi stiamo parlando della fine degli anni 80, dopo la metà degli anni 80, siamo entrati in campo per sostenere quella che poi è diventata una cultura, si può dire, perché ha fatto strada poi dall'elicottero, si è passati
al sistema 118, grazie al ricordo, grazie a tutte le associazioni che l'hanno aiutato agli ospedali, è nato un mondo, e se non l'avessimo forse difesa, chissà cosa sarebbe successo. Chi lo sa, delle volte i casi, gli incontri casuali delle volte segnano. Però il tempo vedi che non ci ha cancellato i ricordi, no, neanche le emozioni. Sì, perché si pensava effettivamente che fosse molto importante, quindi un'emozione che cercai di sostenere è nuovo, perché poi stiamo parlando degli anni 80, l'idea insomma di utilizzare anche strumenti del genere con una certa facilità, tra virgolette, insomma, no? A disposizione di tutti nel caso di un'emergenza, uno strumento certamente così costoso. Però soprattutto poi è stato quello che ne è derivato, perché il ricordo è stato un po' come la ciliegia sopra la torta. Certo. La torta in realtà era molto più difficile, complessa, laboriosa, ma grazie al lavoro di tanti e grazie anche al lavoro che abbiamo fatto insieme. Ah, sì, la radio a quei tempi. Possiamo essere orgogliosi. Sì, la radio era stupenda veramente in quegli anni. Sono legato forse generazionalmente. Sì, quei tempi lì era tutta un'altra cosa. Si metteva la musica, si stava insieme, c'era la novità ed era interessantissimo. No, poi da lì l'elicottero, evidentemente, poi tutti i servizi di emergenza. Forse a quei tempi come ci si muoveva? Come funzionava? Ogni comune o gruppo di comuni aveva la sua organizzazione con la sua associazione, dalla Croce Rossa alle pubbliche assistenze, ognuno aveva il suo numero di telefono e quindi c'era una relazione molto più locale. Quando qualcuno aveva bisogno magari di quello che di un aiuto dal vicino, dall'associazione vicina, era un pochino più difficoltoso, diciamo, coordinare le azioni, e poi naturalmente ognuno aveva il suo mondo e non, magari non comunicava facilmente con l'altro, e poi invece ci siamo messi tutti insieme. Piano piano è arrivato un servizio di eccellenza. Quando si dice si fa sistema. Molto utilizzato oggi, forse anche un po' troppo nel sistema sanitario. Però fare rete e fare sistema. Sì, adesso si abusa questo termine, Allora, senti, visto che oggi è lunedì mattina, visto che dovrebbe essere una bella giornata oggi, dovrebbe essere quella di domani, io direi qual è il miglior pezzo ricordando senz'altro momenti così belli come quello di Lucio Battisti. Ce l'annunci? Qui c'è un pezzo di storia, un pezzo della mia vita personale di tanti coetanei, la canzone del sole, come si fa? Indimenticabile, insomma, poi è evidente che magari i ragazzi di oggi fanno più fatica a riconoscerlo, per me è una grande emozione. E l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. Giustamente, stavamo un po' parlando dei giovani d'oggi, ma io direi che molti comunque la conoscono, anche perché spesso viene ripresa in appuntamenti televisivi, in talent, la musica di Battisti. Però giustamente si diceva, questo aiuta anche, no? I giovani dovrebbero usarla perché aiuta, no? Ma diciamo che i nostri tempi, anzi ai miei tempi, perché tu sei molto più giovane, aiutava sicuramente. Poi si suonava sulla spiaggia con una chitarra e quattro accordi, poi si cercava di fare colpo, non sempre andava bene, anzi c'era sempre quello che approfittava. Infatti io anche ai tempi cercavo di strutturare, poi vedevo cosa succedeva e un po' mi giravano le scatole, perché tu suonavi e gli altri invece si davano da fare. Si davano da fare il gioco della bottiglia, facevano tutte quelle cose lì. Ma ascoltami, tu quindi stempelli? Sì, stiamo parlando di quegli anni lì, quindi è passato qualche giorno, adesso potrei giusto segare la chitarra e ottenere un successo. A pesa chiodo, ogni tanto la tiri qui? Ah no, ne ho tante. Ho qua 5 o 6, come tanti ho fatto in quegli anni, sai, i famosi complessini, le piccole band, del Nautilus Musical Band. Nautilus Musical Band, e andiamo in giro qualche pezzo, qualche reperto storico registrato. Sarebbe da recuperare alcuni pezzi che hanno fatto la storia della individuale, però adesso è per sé, non lo sai, come ero bravo. Riesumare, che ne dotiamo portali che inettavamo. Sì, li mettiamo qui e facciamo un successo. Un successo incredibile, anche perché uno poi dopo si strimpella, si va in spiaggia, si suona, si fa fuoco. Non so se si usa ancora, allora si usava molto. Ma io credo che facciano ancora. Perché sono ancora troppo giovani, il nostro Samuel è ancora troppo giovane, adesso ma appena più su per me lo fanno ancora. Questi strumenti moderni che ti porti ovunque dal telefono, poi trovi la tua musica all'istante, crei una tua sfera magica e subito dopo ottieni magari dei risultati clamorosi. Guarda, te li dovevi sudare. Adesso te li puoi preparare bene, hai visto come si fa a fare dichiarazioni d'amore come ha fatto Fedez di fronte a milioni di follower che possono avere oggi grazie a queste tecnologie, è tutto un altro mondo. Impensabili per i nostri tempi, però devo dire che io quello che rinuncio all'emozione di quei ricordi. I ricordi sono assolutamente parte di noi e non possiamo assolutamente cederli a nessuno, questa è una delle poche cose che ci rimangono forse.
ci hanno buttato via tutto, almeno per ora nel pensiero, salvo che voi medici non riusciate a combinare qualcuna nel futuro, il pensiero per ora non ce lo toccano e questi ricordi ci possono rimanere. Io posso parlare di questo settore che conosco poco, se non per l'aspetto specifico che mi riguarda, però le scienze, le neuroscienze stanno facendo passi incredibili nel andare a studiare anche questo tipo di approccio per capire il cervello come si muove in determinati contesti. Naturalmente è l'organo più complesso che potremmo mai pensare di avere e ci vorranno chissà quanti anni per capirne i meccanismi, però ci stanno mettendo testa. È una strada. Beh, questi ragazzi tra un po' di tempo si connetteranno direttamente. Vi dicevo prima, ma non si può fare uno zoom, basta che tu lo pensate, voi basta pensarlo, funziona, tra un po' lo faranno, non è che... Questi si connetteranno tutto. Noi però andiamo indietro ancora nel tempo. Hai scelto un altro pezzo da 90. Vuoi dirmi qualcosa? O vuoi dire qualcosa? No. Vorrei ascoltare in silenzio perché questa cosa mi fa venire la pelle d'oca. Non so, ognuno di voi forse ha degli elementi che scatenano le emozioni. Questo è bello. Fantastico. E allora ascoltiamolo. Allora, siamo tornati in diretta questa mattina, questa è Radio Studio Vivo, siamo insieme al nostro candidato sindaco Mario Landriscina in questo incontro che teniamo settimanalmente per fare quattro chiacchiere e ci stiamo conoscendo un po' di più. Tra l'altro hai scelto anche questa canzone che è un po' marchiata anche del nostro territorio, no? Mi importava molto perché comunque è una canzone che secondo me ha molti contenuti e poi perché porta un po' della nostra storia in giro per l'Italia e per il mondo. E della nostra bella storia. Ci sono dentro degli argomenti a me molto cari, magari di nicchia per qualcuno, però parlo anche di animali. Anche quindi animali, tante cose. Sì, hai a casa un po' di animali? Sì. Ho un cane adottato, ho salvato dal canile, poi ho un altro cane, poi ho una gatta nera, perciò non sono superstizioso. Poi vedo vicino al bosco tanti animali, non sempre simpaticissimi. Sì, adesso poi cominciano a farsi avanti con una certa insistenza. In questi giorni ne stiamo osservando l'ampia diffusione. E che non abbiamo dato questi simpatici compagni di vita? Beh, io quello che è stato osservato dal canile, siccome è molto vivace, molto... La guardi anche se il piccolino si chiama Pepe. Pepe perché, devo dire, rende l'idea... Poi siccome avevo un altro cane Tomatello, in realtà era un 50 kg di Labrador abbandonato, sì, esattamente con il mio stesso giro vita, e si chiamava Jolly, questo successivo, che invece è un Golden Retriever, anche lui si chiama Jolly, Jolly 2, non lo sa, si chiama, secondo lui era Junior, lo segno, purtroppo non c'è più, e invece mia moglie ha deciso che la gatta, che ha un pelo tutto nero e segue altri, una serie di altri gatti che sono successi, si chiama Mildred, non tutti ricorderanno. Mildred è di una serie di TV. Bravo, vedi che sei un pezzo come sempre. Un momento di vuoto su chi, ma mi ricordo Mildred quando la chiamava. Mildred, però devo venire a trovarti perché ho qualche problema di memoria. Sì, allora ci troveremo insieme, andando per il bosco. Ovvero sei vicino a casa, ci sarà. Mildred era che serie era? Una serie TV, credo, onestamente degli anni 70. Sì. Una cosa spaventosa del tempo. Però c'era un rito che questo rito che anch'io non mi ricordo. Adesso lo troviamo per utilizzare gli strumenti del genere. Ci aiutiamo, ci facciamo aiutare. Ma parlavi di famiglia, quindi la famiglia con questi belli animali che fanno compagnia, moglie, anche figli? Ho un maschio di 23 anni e una femmina di 18. Che danno i loro cartacapi, come si dice, quindi non ci annoiamo. E poi tengono vivi, ma ricordano che il tempo passa, ma ci danno anche delle responsabilità. Non di cancer, al contrario, perché mi ricordo io che problemi poi mette davo alla stessa età. E che però si affrontano in maniera diversa, capito? Questo è forse il problema, no? Sì, ovviamente si affrontano in maniera diversa e devo dire che secondo me è tutto diventato più complicato, non solo perché sono molto giovane, Senti, ma parlando quindi di figli giovani e parlando della nostra città, visto che stiamo parlando anche ovviamente della nostra città, come sono oggi i giovani qui da noi? Come li vedi e che opportunità hanno nella nostra città? La domanda apparentemente semplice, in realtà nasconde delle insidie fantastiche, i giovani intanto dobbiamo capire come fare a tenerceli.
perciò bisogna motivarli perché restino. L'età media, come noto, cresce, questo è un buon segno per quelli che come me vogliono avere una prospettiva ancora del futuro. Non è un buon segno se non facciamo un mix giusto tra popolazioni di età differenti. Quindi il tema è perché un giovane dovrebbe abitare a Como, che non è una domanda che ho inventato io, se la sono fatta in maniera formale più di 10 anni fa studiando questo fenomeno, forse la sono fatta anche prima. Se non li mettiamo in condizioni di fare delle cose per il loro futuro, che sia studio che sia lavoro, è difficile che ci restino. Però io confido che loro portino idee, alcune le ho registrate, ecco. Interessanti, devo dire che... Ne sono arrivate. Sì, ci sono delle buone aspettative, hanno portato qualche progetto interessante, più di qualche progetto, sia sui temi della quotidianità, qui il problema è sempre, per esempio, potersi muovere di notte, diciamo, un po' rumorosamente, ecco, rispetto alle persone, città, trovare sì. L'equilibrio, voglia di avere momenti di aggregazione, perché no, di bella musica, e qui è un bel esempio storico, come si posso permettere di dire, anche se non sei certamente così vecchio, però hanno voglia di fare delle cose, e quindi hanno portato qualche proposta sullo sviluppo di qualche, anche di qualche area della città, sì, su cui fare delle, certo, cose. Mi piacerebbe cosa? Che sostenessero tanto il volontariato, che entrassero in questi meccanismi di espressione, certo, sociale, che sono molto cari, è un po' la mia storia. Chiaro. Però tornando giustamente al discorso dei giovani, no? Dopodiché uno si domanda, allora, innanzitutto una città con vocazione turistica dovrebbe avere, no? Quindi non è solamente un discorso di fare o non fare rumore, no? Perché ovviamente è inevitabile che in una città a un certo momento bisogna stare anche attenti. Però dopo ci sono anche i limiti, cioè non bisogna anche cedere nel non farne troppo. È evidente che la nostra città è volutamente da sempre una città molto tranquilla, no? Alla fine l'abbiamo tenuta tutti così. Io ho detto noiosa. Noiosa anche, ma perché? Perché noi abbiamo avuto la fortuna, sfortuna, penso, nell'esperienza che ho fatto io, di avere vicino Lugano, avere vicino Milano. Allora cosa succedeva ai giovani? Quelli un po' più così briosi, si sta in città, la si vuole bella tranquilla, perché poi dopo tanto andiamo a Milano. Io mi ricordo, avevo una discoteca piccola nella nostra città, appena appena fuori, e l'abitudine era sì, vado, vengo a Como, sto a Cernobbio, vado in discoteca, però devo spendere poco, no? Poi appena c'era l'opportunità di andare a Milano, a Lugano, spendevi quello che c'era da spendere e ti facevano morire a te, perché tu avevi un giro piccolo, no? Quindi il problema di perdere il giovedì o il sabato, perché c'era questa idea di andare fuori, per te era chiaramente dannoso. Però ecco, era un po' la mentalità, forse anche dei giovani alla fine, che sì, ci si lamenta, però alla fine è così, no? Perché se poi vedi quanta gente è in giro, non ce n'è in giro poi così tanta, no? La sera da noi, non è, anche volendo. Quindi bisogna fare un'offerta perché forse vengano e rimangano, giustamente mixato con le esigenze del centro della città. Poi dopo abbiamo gli estremi, quando mi arrivano a far chiudere un locale che alle 7 di sera sta facendo un aperitivo in Piazza Volta e mi alza un po' la musica, no? Ecco, ci sono forse queste cose che stringono. Un po' paradossali, un po' di contrasto. Credo che sia una questione che qui di equilibrio, dobbiamo trovare il punto di flesso giusto tra l'offrire la possibilità di fare anche un po' di convivialità, la metto modernamente così, nello stesso tempo di rispettare gli altri, avendo dei toni anche in termini volumetrici di 10, certo, per adeguati, ma ci sono delle possibilità, vedo che anche le attività commerciali che del settore si stanno adeguando, cercano di presidiare la loro zona, cercano di sorvegliare che non succedono fatti, cercano di moderare le cose, quindi dobbiamo trovare il motivo di continuare a sviluppare commercio, di sviluppare in questo caso la possibilità che dei locali ragazzi si trovino, se non li facciamo trovare, insomma, i nostri tempi c'erano gli oratori, certo, questo è un problema. Infatti, insomma, no? No, ma poi hai detto una cosa giusta, io ritengo anche che poi bisogna riuscire forse far capire al cittadino che non è un discorso strettamente collegato al momento specifico, al fatto che i ragazzi si trovano quella sera con inizio a fare rumore, ma il problema è che se il futuro della nostra città deve essere quello rivolto alla vocazione turistica, perché forse è una delle risorse più importanti che abbiamo, non si può non offrire qualcosa, e quindi bisogna trovare l'equilibrio perché anche il cittadino capisca che per il suo figlio, suo nipote, suo parente forse un'opportunità di lavoro anche quella di avere gente che ci viene a trovare in città, e per conto deve anche accettare magari un qualche disturbo in più se è venuto a abitare in centro, so, un giusto mese di capire il futuro. Si parlava proprio di equilibrio, poi si possono anche dedicare un po' di aree, diciamo così, un pochino più, non isolate nel senso di ghettizzate, isolate, sì, nel senso di riservate, sì, anche, sì, al fatto che uno si esprima un pochino più rumorosamente, c'è qualche idea, vediamo di perseguirla, ma naturalmente insieme ai giovani, non li facciamo cadere dall'altra, ah, certo, cosa. Poi loro però da qualche parte vanno sinceramente sul cammino. È chiaro che loro devono essere coinvolti e devono saper coinvolgere alla fine. Senti un po' chi c'è? Un'altra delle mie canzoni in corso, direi, no? No,
Beh, c'era anche Sandokan, tra l'altro, vabbè, eravamo un po' più grandi forse, però è stata un'altra bella serie. Una bella serie. Con Yanez. Yanez arriva proprio da lì, credo che si sia ispirato questo nostro personaggio locale, così è poi diventato portatore della nostra cultura, del nostro dialetto del mondo, perché ha fatto delle cose incredibili. Però è vero, quella serie lì, prima abbiamo ricordato Giorgio Milton, ma sappiate perché lui è andato a cercare chi era il compagno di Milton, anzi il marito, allora non si poteva neanche pronunciare questa parola. E quindi ci siamo. Questa è la sigla, di George e Mildred, era il 1979 quando andava in onda questa serie. Mi laureavo quell'anno. Senti che canto, che... Sì, farà sicuramente un successore per i nostri ascoltatori, quindi mettiamo subito una censura. Siccome siamo tra l'altro ben in ritardo, volevamo anche arrivare ad ascoltare anche un ultimo motivo questa mattina, e allora cercheremo di farcela, perché abbiamo voluto fare quattro chiacchiere questa mattina con il nostro candidato sindaco Mariano Andriscina, quindi appuntamento con le urne prossimamente, ma sicuramente un periodo adesso impegnatissimo. Intenso. Prossima. Faticoso ma entusiasmante, come dicevamo, tutti i giorni c'è qualcosa di diverso, tutti i giorni si incontrano persone, bisogna convincerle, beh forse tutti ci proviamo, però io in realtà cerco anche di ascoltare, salute, si impara, esperienza. Bisogna anche pensare di non avere mai in testa le idee per forza giuste. È perfetto, sì. Bisogna anche essere pronti a recepire ciò che hanno da dire. E saper cambiare. E saper cambiare e anche interpretare, insomma, il pensiero anche magari della controparte, che delle volte può anche pensare e avere idee. Cambiare. Certo. Senti, allora andiamo alla chiusura, abbiamo l'ultimo motivo della scaletta che ci hai scelto oggi, è un bellissimo pezzo per De Gregori. E vuoi annunciarlo tu, ricordare qualche motivo particolare per cui lo hai così messo? Sempre per sempre, secondo me, è una cosa che difficilmente si può dimenticare come principio, è un esercizio vocale, mentale, pratico che tutti noi abbiamo fatto nella nostra vita. Quante volte abbiamo offerto, chiesto di avere qualcosa sempre per sempre, quante volte è andata bene, qualche volta magari non è andata bene, però certamente questo tentativo di essere immortali in questi termini ce l'abbiamo tutti. Tutti dai anche da fare poi, Senti, in bocca al lupo, stretta di mano, grazie, e grazie per essere stato con noi. Grazie per avermi accolto.